Benissimo, buonasera, benvenuti al riepilogo della lezione dell'8 ottobre. Stiamo facendo Blender versione intermedia, quindi cerchiamo di capire un po' meglio tutti i discorsi associati ai LOD. Vedete che i LOD per fare un prodotto di qualità sono importanti. Queste sedie, se le vediamo da vicino, sono abbastanza ben fatte, ma non appena ci allontaniamo un pochino, vedete che cambiano subito e passano al secondo LOD con esiti disastrosi. Queste altre sedie, che sono simili alle precedenti, invece, vedete che mantengono molto i LOD. Quindi anche se mi allontano, il LOD rimane e poi comincia a deturparsi soltanto, ecco adesso, vedete. Quindi in lontananza. Quindi io avevo già spiegato in abbondanza questo discorso, ma lo vediamo anche questa sera. Inoltre vedrete che vedremo un principio costruttivo con cui faremo con delle cubosfere una specie di pupazzo. Le cubosfere sono interessanti perché permettono di fare un'ottimizzazione delle mesh. E permettono di risparmiare molti vertici. Infatti, tanto per dirvi, questo orsacchiotto qua occupa soltanto un prim. Sui LOD, appunto, man mano che mi allontano, vedete che decade. Lo stesso orsacchiotto grosso pesa 4 prim, ma conserva meglio. Chiaramente qui la qualità non è il massimo, vedete che siamo abbastanza non proprio sferici. Se vogliamo avere un incremento di qualità, vedete che abbiamo una maggiore sferitudine, anche se non perfetta, e però siamo su 10 prim, ma la versione piccola sono comunque 3 prim. Va bene, nella lezione dell'altra volta abbiamo poi anche visto una premessa alle prossime lezioni, dove parleremo di retopologizzazione. Qui vedete che ad esempio questo qui è una simulazione di un tessuto, fatta con lo strumento di sculpting di Blender, che genera una moltitudine di prim. Questa qui credo che in origine fossero 200.000 prim, qualcosa di 200.000 vertici, ma si può ottimizzare questa struttura, che in questo momento vedete che costa soltanto 6 prim. Quindi direi che il lavoro di ottimizzazione è un lavoro abbastanza forte ed è importante per chi usa le mesh in Second Life. Benissimo, allora arriviamo in Blender. Allora andiamo in Blender e cominciamo a descrivere quello che vi ho detto prima, il concetto di cubosfera. Allora, il cubosfera si origina a partire da un cubo e dal cubo vogliamo ottenere una sfera. Allora, il cubo lo possiamo considerare come una specie di sfera degenere. Questo potrebbe essere il LOD minimo visto da lontanissimo. Ma noi andiamo in Edit, quindi con Tab, andiamo in Edit Mode e poi facciamo W Subdivide Smooth. Vedete che diventa già una specie di sfera. Quindi questa sarebbe, possiamo vederla come una specie di già sferina a un livello, diciamo, lontanuccio. Possiamo fare ancora, ripetere, W Subdivide Smooth e vedete che otteniamo ancora una specie di sfera cubizzata. Per avere una sfera migliore dobbiamo suddividere ancora una volta e però, vedete che sembra un cubo, qui dobbiamo fare Alt Shift S e poi allarghiamo un po', ecco, e così otteniamo un equivalente di una sfera. Allora, questa sfera viene vista effettivamente come una sfera, a condizione che, siamo in Edit, lo shading sia fatto smooth. Allora, nel momento in cui lo shading è fatto smooth, vedete che questa a tutti gli effetti è una sfera. Allora, prendiamo questa sfera, magari gli cambiamo anche il nome, sempre una buona cosa, che adesso si chiama cubo, ma forse è meglio chiamarla sfera da cubo.
E poi questa sfera la proviamo a esportare in Second Life, quindi facciamo export con l'ADA, selection only, e la chiamiamo cubo sfera 1.dai. Ricordiamoci sempre di fare selection, il export selection. Ok. A questo punto, se noi andiamo in Second Life, possiamo provare a importare questa sfera. Quindi facciamo upload, mesh model, andiamo sotto C, cubo, sfera 1, e qui abbiamo la nostra sfera, che vedete è proprio veramente una sfera. Questa sfera, che però si chiama ancora cubo purtroppo, quindi cubo sfera 1, come vedete è composta da 386 vertici. Automaticamente, facendo l'upload senza specificare nulla, lui genera tutti i load intermedi, quindi load medium, load low e load lowest. Il load medium vedete che è questo, low è questo, e lowest è questo. Questo è più o meno quello che succedeva alla sedia di prima. Cioè, il calcolo automatico di Second Life non è detto che generi qualcosa di buono. Ecco, quindi scopo di questa lezione è quella di riuscire a fare in modo tale che i vari load intermedi siano un pochino più realistici, in particolare il load medium. Quindi per evitare quell'effetto che avete visto prima della sedia, che già da pochi metri si vede male. Non la importiamo questo qui perché abbiamo già visto che viene maluccio, ma proviamo a tagliare un po' le carte in tavola e provare a fare direttamente una specie di pupazzetto come questo. Proviamo, quindi torniamo nella nostra cubosfera, questa. Quindi abbiamo fatto una cubosfera fatta così. Così verrebbe bene, ma occuperebbe un po' di prim. In teoria potremmo accontentarci. Facciamo CTRL Z un po' di volte. Ce la faremo? Non ce la faremo. Niente, la rifacciamo. Invece di farla bella, bellina come questa, facciamo un cubo sfera questo, tab W, subdivide. Ecco, ci accontentiamo soltanto di questo livello. CTRL-ALT-6. Ok, quindi facciamo praticamente il corpo. Magari facciamo ancora il smooth. Ok, vedete che non è perfettissima come sfera, ma nel momento in cui vogliamo risparmiare qualche prima va già bene. CTRL-ALT-S, vediamo un po' se riusciamo. No, direi che questo è il massimo che possiamo ottenere. Allora, questa sfera qua potrebbe essere il corpo del nostro pupazzetto. Ma noi la guardiamo davanti e ora facciamo una piccola tecnica, la pancia sarebbe, in cui selezioniamo la parte sinistra, quindi facciamo A, e selezioniamo tutto, e poi selezioniamo tutta la parte sinistra e la cancelliamo. Dimenticavo, facciamo CTRL Z, ricordiamoci di selezionare anche di accendere questo tasto 5 per vederlo bene. Selezioniamo tutto, cancelliamo. Ok, in questo modo noi modelleremo solo la parte destra del pupazzetto. Perché? Perché introdurremo qua il modificatore mirror. Andiamo a trovarlo, mirror sulla X, e quindi noi lavoreremo anche sulla parte sinistra. Allora, ecco, cliccando qua si vede anche i vertici di sinistra, che in realtà è un di più, ma ci dà un po' di tranquillità perché vediamo tutti i vertici. Allora, siamo in edit mode, selezioniamo tutto, facciamo shift D Z per alzare, perché facciamo il torace. Abbiamo alzato, poi facciamo S
l'esse, però vedete che è fatto sul middle della cosa, quindi dobbiamo aggiustarlo un po'. Oppure possiamo tornare indietro e il mirror lo facciamo magari dopo. Quindi togliamo il mirror qua. Ecco. Cominciamo magari a farlo senza mirror finché non ci sono delle differenze. Ok, direi che così. Ok, quindi facciamo, vedete che abbiamo fatto fondamentalmente la pancia e il torace. Adesso ci accingiamo a fare le altre cose. Quindi per fare altre cose dobbiamo cominciare a fare per esempio le gambe. Dunque per fare le gambe, no, facciamo la testa. Allora, farla la testa vuol dire che duplichiamo ancora questa sfera Z, la portiamo sopra, facciamo S. Ok. E quindi direi che abbiamo finito le parti. No, non abbiamo ancora finito, perché per fare poi ancora le altre cose possiamo, tipo le gambe, eccetera, possiamo farle in un secondo momento. E qui possiamo fare ancora le orecchie, ad esempio. Quindi cominciamo a farle sulla destra, poi eventualmente le duplichiamo sulla sinistra. Quindi, per fare le orecchie facciamo ancora una duplicazione di questa sfera, però magari ecco, a questo punto selezioniamo A, B, la tagliamo in modo tale da avere, ecco, solo quella parte, selezioniamo questo, lo estrudiamo X un po' a sinistra, così. E questa potrebbe essere, diciamo, un'orecchia che ovviamente però, perché se è un'orecchia dobbiamo schiacciarla lungo la Y. Quindi facciamo L per selezionare tutte le parti connesse, schiacciamo lungo la Y, la schiacciamo così e poi tutto insieme lo restringiamo, okay, in modo tale che sembri un'orecchia vera, e poi questa gliela appoggiamo ruotando in un punto che possa sembrare un'orecchia. Magari l'apriamo un po' ancora. Ecco, questa diventa l'orecchia. Vediamo un po' dall'alto se è allineato, si è centrato. Anche la testa possiamo farla un po' più oblunga. Vabbè, ma adesso comunque l'idea è quella di farvi vedere la tecnica costruttiva. Quindi abbiamo fatto un'orecchia, riprendiamo sempre questa sfera che abbiamo fatto originalmente, Shift D la spostiamo perché vogliamo fare le braccia. Quindi le braccia cosa facciamo? Facciamo un po' come abbiamo fatto per l'orecchia, facciamo A, cancelliamo la parte sinistra, ok? E poi facciamo, estrudiamo sulla X, quindi questa potrebbe essere l'inizio, stringiamo leggermente, L, no, aspetta, L no, facciamo L qua, quindi questo braccio lo stringiamo un pochino, ok? Vediamo che sia allineato, sì, e poi possiamo. Ah no, possiamo magari fare un'altra estrusione qua, quindi con Alt questa facciamo estrusione lungo la X, ok, così facciamo un braccetto, Alt S, ok, giusto per dare un'idea di come potrebbe venire il braccetto, L stringiamo un pochino. Lo mettiamo, lo ruotiamo un pochino
E così, ad esempio, andiamo dall'alto, sì, potrebbe andare bene. Così abbiamo fatto il braccino. Con una tecnica simile possiamo anche usare questo, oppure rifare come prima, cioè prendere L, Shift D, ok? E, a questo punto facciamo B, tagliamo questo. E X, stringiamo un pochino, L, R lo ruotiamo, G, S, sì, è giusto. Quindi stiamo facendo praticamente questa potrebbe essere la gambina. A questo punto mancano ancora, diciamo, alcuni pezzi. Possiamo fare il muso e il naso, quindi selezioniamo ancora questo, L, Shift D. Lo raccorciamo un po' a metterlo a mo' di muso. Andiamo dall'alto. Facciamo sporgere un po', eccolo lì, abbiamo il muso, poi facciamo il nasino, quindi Shift D, lo mettiamo un pochino più in alto qua, poi facciamo S e lo facciamo che sporga un pochino del muso. Vediamo un po' se così va bene. Poi mancherebbe ancora l'occhio, quindi l'occhio è anche stessa roba. L, Shift D. Lo stringiamo un pochino. Glielo mettiamo. Vedete che stiamo lavorando sempre sulla parte destra. Questo potrebbe essere l'occhio. E poi mancherebbe ancora. Vedete che sta cominciando a prendere un po' una cosa. Mancherebbe ancora la parte della coda. Per la coda possiamo fare analogamente a prima. Prendiamo questo L, Shift D. Lo ruotiamo, la coda la mettiamo dietro. La mettiamo qua, 1, un po' troppo lunga come coda, la vediamo di lato, ok, la ruotiamo così, anzi, la ruotiamo dritta così per poterla accorciare, SZ, poi la ruotiamo e la infiliamo. Ok, quindi a questo punto per dire abbiamo tutta la parte destra a posto e possiamo applicare finalmente quella tecnica di specchio che dicevamo prima. Quindi facciamo A, selezioniamo tutta la parte sinistra, ok, aggiungiamo finalmente il modificatore di mirror. Ok, andiamo così, così però vediamo benino. E questo diventa, adesso vi l'ho fatto un po' in fretta per il video, però vedete per farlo meglio potete poi prendere dunque facciamo, più, per farlo leggermente meglio possiamo selezionare questo L e poi facciamo S sulla Y, quindi prenderlo un pochino meno sferico. Insomma, poi si aggiusta, insomma, qui ci sono tutte le caratteristiche. Allora, a questo punto abbiamo creato, vedete, il nostro, una specie di orsacchiotto. Questo orsacchiotto, se andiamo in Edit Mode, A, vediamo che è composto da 660 vertici. Allora, questo è importantissimo perché 660 vertici significa
sono abbastanza pochi e quindi possono essere trasformati su Second Life senza grossi problemi. Ma la cosa più importante di questa figura è che è facile calcolare dei load intermedi. Quindi vediamo sempre di fronte. Andiamo in Object Mode, facciamo Shift D e vediamo come ricavare un load partendo da questa figura. Grazie ai cubosfera diventa abbastanza facile, perché con cubosfera, essendo tutte cubosfera, vuol dire che noi possiamo prendere degli edge loop e tagliarli in modo tale da ridurre il numero di vertici. Ora, una cosa importante è che, appunto, avendo lasciato il mirror, possiamo lavorare in realtà soltanto su metà orsacchiotto. Quindi adesso facciamo Z, togliamo la visione, ecco, così non ci confondiamo troppo, togliamo anche questa, così vediamo esattamente i vertici su cui possiamo lavorare. Allora, su tutte queste cose qua, cosa facciamo? Selezioniamo questo vertice, Shift questo edge loop. Vedete che sto lavorando con pochi edge loop e poi posso fare canc e cancellare gli edge loop. No, niente, non ne facciamo uno per volta. Cancelliamo questo edge loop e poi cancelliamo questo edge loop. E anche dietro possiamo cancellare questo edge loop. E vedete che abbiamo già. No, aspettate, forse ho cancellato quello sbagliato, meglio questo. Quindi vedete che questa cubosfera è già diventata. Ah, possiamo anche togliere questa. Ecco, vedete che non ho perso, cioè, tra questo tipo di sfera e questa, insomma, non abbiamo perso troppo. Qui possiamo ripetere la stessa cosa con questo. E poi uno. E poi uno. Ok. Quindi abbiamo fatto su queste sfere, la facciamo lo stesso mestiere anche sulla testa. E poi 1, sempre cancellando edge loop, e poi qua, questi sono quelli che stiamo occupando. Facciamo, ecco, le sfere intere, tipo le orecchie e gli occhi, dobbiamo fare un lavoro leggermente maggiore, più lungo, poi cancelliamo questo, poi quello dall'altra parte. Questo. Qui ci sarebbe un altro ancora interno che non si vede. Vabbè, adesso poi dopo eventualmente si dovrebbe cancellare anche quello. Lavoriamo invece sul muso. Anche qui c'è quello dentro che bisognerebbe fare. Togliamo qua, togliamo qua, e vedete che stiamo riducendo drasticamente e seguendo comunque una struttura abbastanza facile. Quindi adesso qui anche possiamo togliere questo. Stiamo togliendo sempre gli stessi tipi di edge loop. Sono sempre gli stessi praticamente, perché la cubosfera da cui siamo partiti era sempre la stessa. E poi abbiamo le gambe e la zampa, e qui anche stessa roba, però dobbiamo fare una cosa in più. Quindi dobbiamo fare, per dire, questo. Questo,
Poi anche qua possiamo cancellare. E vedete che ci sono ancora dei vertici di troppo qua. E probabilmente anche questo. E abbiamo ancora la codina. Ah, poi anche la mano che l'abbiamo fatto. Quindi 1, 2. Qui ce n'è uno qua sicuramente. E poi i bracci abbiamo lo stesso mestiere. Quindi cancelliamo uno. Cancelliamo due. Cancelliamo tre. Poi cancelliamo questi. Ah, poi questo qua anche. Ecco, vedete, sembra un po' lungo da vedere, ma in realtà vedete che abbiamo praticamente, cioè se facciamo la foto di questi due orsacchiotti, vedete che non sono troppo diversi l'uno dall'altro, forse sono solo leggermente un po' più spigolosi. Ecco, vedete, questo qui è un pochino più spigoloso rispetto a questo. Però si è conservato la forma abbastanza bene. Adesso questo è un po' un eccesso, nel senso che questo lavoro leggermente più lungo si può fare con l'alta risoluzione. Ma già così capite dove voglio andare a parare. Nel senso che qui, allora qui possiamo fare CTRL ALT 0 per vedere, vedete che così mi vedo la, cioè faccio in modo tale da fotografare come vedo. E faccio lock camera to video in modo tale, ok? Così vediamo un po' una fotina per vedere come verrebbe. Mancano un po' di luci. Aggiungiamo un po' di luci nella direzione, anzi mettiamo le luci. Facciamo Shift D. Mettiamo un po' di luci, magari una luce la mettiamo anche più in basso, in modo tale che quando faremo la foto vedete che fra questo e questo, pur avendo risparmiato molti vertici, non c'è un'enorme differenza. Questo meccanismo è interessante perché vuol dire che più o meno possiamo avere la stessa forma, però con molti vertici in meno. Andiamo a vedere. Questo qui è formato da 660 vertici. Mentre invece questo è formato soltanto da 311 vertici, li abbiamo più o meno dimezzati. Ecco, questo è importante. Allora, cosa facciamo? Prendiamo questo, lo esportiamo con l'ADA e lo nominiamo orsacchiotto 660.dai. Sempre selection only. Prendiamo anche l'altro, facciamo export con l'ADA, orsacchiotto 311.dai. Ok. Allora a questo punto quello che è importante, interessante, è che noi in Second Life possiamo fare con, no, avatar upload, mesh model, orsacchiotto 660, eccolo qua, vedete che è 660 vertici, ah, erano 660 vertici perché le aveva prese a metà, errato. Andiamo sul, no, dobbiamo cambiare l'export, cioè file, export, collada, apply modifier. E qui mettiamo orsacchiotto, che però a questo punto sarà il doppio, 1300.dae. Vedete che gli ho detto di applicare i modificatori. E facciamo la stessa cosa anche per quello di destra. Quindi export con l'ADA, apply modifiers, il mirror, orsacchiotto 311 bis. Perché poi. Ok?
Quindi, nel momento in cui adesso andiamo in Second Life e riproviamo Upload Mesh Model, orsacchiotto 1300, vedete che adesso l'orsacchiotto è intero perché ha fatto tutta l'applicato i modificatori. Quindi abbiamo le orecchie e tutto il resto. Dunque, adesso abbiamo 1240 vertici e quella, la versione medium, vedete che se l'è calcolata lui e vedete che è già difettata sulla coda. Noi in realtà gli mettiamo nella medium. Beh, innanzitutto vediamo se accettassimo la sua. Vedete che ci costerebbe questa cosa circa 9 prim. Noi probabilmente ne impiegheremo un pochino di più, ma adesso vediamo. Quindi, invece della sua, che ha calcolato lui, gli diciamo di caricare il file e gli diciamo di caricare il file che abbiamo costruito noi, orsacchiotto 311 bis, che ha 560 vertici. Allora, con 560 vertici, se facendo, accettassimo la sua cosa, ecco, siamo un pochino di più, siamo sugli 11. Il low, adesso non lo faccio vedere, vedete, l'ha calcolato lui, non è proprio bellissimo, però insomma si può accettare che da un po' tanto distante sia così, o se no si può ripetere il procedimento che abbiamo visto prima. Ad esempio, come si può fare per ripetere il procedimento che abbiamo visto prima? Si prende questo, si fa un Shift D, eccolo, andiamo in Edit e qui si riducono sempre più o meno con lo stesso criterio gli edge loop, quindi facciamo via un po' di edge loop. Vedete che abbiamo trasformato, togliamo gli edge loop, questi qua, vedete, quindi che è diventato, sì, diventerà magari non bellissimo, però sempre più bello di quello che ci propone lui. L'idea è, no? Quindi possiamo cancellare un po' di edge loop. Questo non ce lo lascia cancellare. Comunque, vedete che potremmo in teoria, insomma, sceglierci noi, insomma, quanto brutto lo vogliamo. È vero che lo faremo brutto, ma probabilmente lo faremo sempre più bello di come ce lo proporrebbe lui, perché lui in realtà non sa che cosa deve uscire e quindi brutto per brutto tanto vale farlo noi, ok? Ma adesso per esigenza di tempo non ve lo faccio vedere. Supponiamo di accettarla in queste condizioni, si fa orsacchiotto. Anzi, addirittura se voi vorreste evitare questo problema qua, potreste dire che il medium è uguale a like, cosa che dà una qualità molto. Ecco, facendo così praticamente vedete che like e il medium hanno la stessa quantità di vertici e poi il low, invece di fargli generare il suo, gli fate caricare load from file il nostro, quello che avevamo fatto noi, quindi orsacchiotto 311 bis, questo, vedete, quindi si vede bene, solo che purtroppo così è vero che viene benissimo da vicino, benissimo a media distanza, bene da distanza, da lontano magari lasciamo così, quindi abbiamo visto che eravamo partiti con 9 prim. Questa cosa qua però costerà un pochetto di più. E infatti facendo in questo modo siamo arrivati a 35 prim, che forse non era esattamente quello che volevamo.
Quindi allora, l'idea eventualmente è quella di fare in modo tale che l'Higgs e il Medium abbiano meno vertici, perché il numero di primi dipende dal numero di vertici. Comunque, detto questo, adesso non faccio import perché ormai avete capito come funziona. Quindi non so se è chiaro il perché appunto siamo riusciti a fare questi orsacchiotti con pochissimi prim, un prim solo questo, che comunque vedete che una volta che ci abituate non è neanche osceno, anche se è un pochino squadratello. E poi quando ci saranno le texture comunque si noterà di meno. Allora, nella lezione comunque abbiamo visto anche, avevo detto prima, una tecnica di remeshing o anche di retopologizzazione che vedete qua. E per farla abbiamo fatto, quindi stiamo cambiando argomento, entriamo sempre dentro Blender, abbandoniamo il nostro orsacchiotto, mettiamo new, magari in object mode. E adesso proviamo a vedere invece un modo carino per sculptare un oggetto, un tessuto. Quindi per fare questo cosa facciamo? Cancelliamo il nostro cubo, rifacciamo Start Display di nuovo, 50, 50. Cancelliamo il nostro cubo, aggiungiamo un piano, questo, lo guardiamo dall'alto. E poi andiamo in Edit e lo cominciamo a suddividere, questa volta in maniera non con lo smooth, e lo suddividiamo in modo tale da avere tantissimi punti, perché per fare, vedete che adesso ne abbiamo 8000, di solito bisogna, ecco, adesso sono 16.000 vertici, volendo si può fare ancora di più, e siamo arrivati a 66.000 vertici. Ok, vedete, tutto arancione vuol dire che sono tantissimi vertici. Ma a questo punto possiamo andare in modalità sculpt. Quando siete in modalità sculpt, vedete che c'è un pennello, la cui dimensione è determinata da quell'alone rosso. Lo posso comunque modificare il raggio, lavorando qua. E anche l'intensità del pennello. E qui proviamo a vedere lo Sculpt Draw. Il pennello, cliccando qua, Sculpt Draw. Perché facendo così cosa succede? Che se io tengo il tasto sinistro del mouse premuto, e poi vedete che posso, praticamente è come se facessi, se vedete, posso simulare, insomma, anche una trama di un tessuto. E se tengo premuto il Ctrl, mi sembra, vedete che invece incido. Quindi posso fare delle sculture. Adesso, poi in realtà qui se il raggio è un po' più alto, vedete che posso ottenere degli effetti. Adesso poi, a seconda della mia bravura, riesco a ottenere degli effetti più o meno interessanti. Questo che potrebbe essere una trama di un vestito, se ripetuta, però vedete che viene bene questa trama perché è fatta con tantissimi vertici. Diciamo, sembra una cosa realistica. Però tutti questi vertici qua, 65.000 vertici, possiamo anche provare. Prendiamo questo oggetto in Object Mode. Lo proviamo a esportare con l'ADA. Facciamo tessuto 65.000 vertici. Se noi adesso andiamo in Second Life e proviamo a tentare di importare questo tessuto. Ok, allora ci impiega un po' perché è molto grosso per lui. Vedete che sta lavorando parecchio. Ecco, sono. No, in realtà abbiamo detto sono 257.000 vertici, quindi tantucci. Se volessimo provare a caricare una cosa del genere,
Vediamo. E te devi fare molti calcoli per computare il costo. Quindi puoi impiegarci veramente tanto tempo. Infatti diciamo che secondo me il massimo che può avere un mesh dovrebbe essere attorno ai appunto 60.000 vertici. Più di 65.000 vertici è da considerarsi eccessivo. Anche per i tempi di carico, per la quantità di memoria che viene usata. Però è interessante vederlo finire perché comunque, intanto che lui finisce, magari noi andiamo di qua e vediamo il sistema di recupero dei vertici. Quindi avete visto che qui abbiamo. Ah, ecco qua, no, 66.000 si dice. 66.000 vertici, dice, però erano diventati di più. Comunque, proviamo a decimare questi vertici. Come si fa a decimare? Possiamo andare qua in modalità add modificatore e andare sulla decimate e poi qui gli possiamo dire ratio e diciamo che vogliamo soltanto 0.01 vertici, no, percentuale rispetto all'originale. Quindi facendo così lui ci impiega un po' a elaborare e vedrete che annullerà un sacco di vertici. Se è bloccato, anche questa è un'operazione complicata. Vediamo se è arrivata. Ecco, è arrivato. Ah, ecco, qua era arrivato e ci sta facendo vedere che il nostro bellissimo oggetto, vedete questo oggetto qua, ci costerebbe 500 linden dollari e occuperebbe la bellezza di 582 prim o landing pack, che non è proprio il massimo della vita. Quindi vediamo un po' se funziona meglio il sistema qua. No, qui sta ancora lavorando. Mi ha chiesto di elaborarne tanti. Quindi se erano veramente 600.000 diviso per 100, gli stiamo dicendo di averne soltanto 1.000. Forse c'era e non lo vediamo. Ah, dunque qua. Ah, vedete che infatti il conteggio delle facce adesso è diventato 1310. Se noi applichiamo il modificatore mentre siamo in object mode, lui praticamente lo applica. Ok, e vedete che abbiamo ottenuto una cosa che è un po' più brutta di questa, però, notate che abbiamo usato 100 volte i vertici dell'altra volta, ma possiamo sempre andare in Edit Mode e fare lo smooth, selezionando tutti, no, qua, selezioniamo tutti, Mesh Tool, andiamo al nostro amico smooth, e vedete che questo qua non è che sia Ctrl+Alt+0 per far vedere una foto. Ancora Lock Camera to View. Facciamo F12. Vedete che abbiamo. Sì, cioè non si vedono i dettagli di prima, però comunque più o meno la forma topologica è quella di prima. Poi qui in realtà ci sono dei difetti che andrebbero corretti. Quindi qua bisognerebbe vedere dove ci sono dei vertici messi male. Però vedete che tutto sommato la toporigizzazione, la retopo, è andata abbastanza a buon fine. Questo oggetto qua, Object Mode, se io lo esporto, collada, e lo faccio diventare tessuto 1300 vertici e provo a questo punto a importare questo. Abbiamo visto prima che era 500 rotti. Facendo l'import invece di questo tessuto 1300,
Vedete che anche questo comunque non è maluccio, soprattutto tenuto conto che in Second Life si perde comunque un po' di particolare facendo il calculate. Ecco, vedete che ci occupa 1,6 prima, che direi che è eccezionale. Quindi siamo arrivati a dire che il tessuto minimizzato, facciamo l'upload. Eccolo arrivato, il tessuto minimizzato. A questo punto non ci ha spaventato troppo pagare. Vedete che questo qua. Ecco qua, voi dite, si vedono un pochino i quadratini. E in effetti adesso forse non abbiamo esagerato a ridurlo così tanto. Però era per dire che questo occupa un prim. Quindi era solo per dirvi che siamo arrivati. No, due in realtà. Vabbè. Siamo praticamente arrivati al livello di risoluzione degli sculpted. Poi qua basterebbe mettergli una texture. Ci abbiamo, sì, abbiamo una texture tipo tessuto tela. Vabbè, in realtà è proprio così. Poi vabbè, si può fare. Vabbè, adesso poi il concetto fondamentale è, vedete, beh, si vedono e si intravedono, però neanche poi tanto, sembra quasi fatto apposta. Quindi siamo riusciti effettivamente a ottenere un buon lavoro spendendo pochi prim. Allora, nelle prossime lezioni vedremo meglio come fare la ritopologizzazione, sempre allo scopo di avere una buona resa, ma risparmiando. Tra l'altro, notate che questo discorso di risparmiare sui vertici non è solo legato a Second Life, che uno dice, vabbè, Second Life è fatta male, ma è un concetto generale perché in generale conviene in tutte le applicazioni per computer avere gli oggetti con la minor quantità di vertici e di poligoni, proprio per rendere più veloci poi tutti i calcoli successivi. Ok, allora credo che questo sia tutto, ci sentiamo la prossima volta, buonasera.